Questa sera parliamo di Amarone. Che cos'è l'Amarone? L'Amarone è un vino di tecnica, è un vino della Valpolicella classica. D'altra parte, Valpolicella voleva ben dire Valle delle Mille Cantine, un appassimento in fruttaio e tanto da avere quel vino che tutti vogliono assaggiare. Con Marilisa Allegrini, la presidente delle famiglie storiche dell'Amarone d'Arte, come mai sono nate, qual è lo scopo dell'associazione e qual è il loro futuro? Allora, le famiglie storiche dell'Amarone, intanto siamo 11, Allegrini, Begalli, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi, Venturini e Zenato. E siamo delle aziende che hanno vigneti di proprietà, intanto. La nostra è sempre una conduzione familiare, anche se alcune di queste famiglie sono cresciute negli anni in commercializzazione e in visibilità internazionale, però è rimasto la proprietà e anche lo stile e la tecnica e la storia rimasta nelle mani delle famiglie. E quindi cos'è che vogliamo fare? Vogliamo portare avanti questo vino prestigioso che nel corso di questi ultimi anni è diventato molto importante, perché l'Amarone è da circa una quindicina d'anni che sta avendo un grandissimo successo, e io credo che questo successo sia determinato proprio dal fatto che questa tecnica di produzione di cui lei ha parlato, l'appassimento, lo rende un vino unico, con sentori, aromi e anche evoluzione molto molto interessante. Tenuta Sant'Antonio con Tiziano Castagnedi, una delle 11 famiglie storiche dell'Amarone. Lei è un commerciale, quindi naturalmente saprà tutti i numeri. L'Amarone è così conosciuto, e questo vino prestigioso conosciuto in tutto il mondo, in cui si parla di un 80% di esportazione verso quali paesi? I paesi che maggiormente richiedono questo prodotto sono sicuramente la fascia nord europea, Stati Uniti, Canada in modo particolare. Non dimentichiamo ultimamente l'Asia, la Cina in primis, una buona parte di Russia e non ultimo, ma certamente darà dei risultati interessanti, Emirati Arabi.